Siamo nell'atrio dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, una grande struttura ospedaliera che accoglie l'unità operativa di ematologia che è punto di riferimento per il Veneto Centro Orientale e che si è sviluppata negli ultimi 2 anni con un'importante attività di trapianto di midollo che è una delle più indicate terapie per superare le leucemie, i linfomi e i mielomi di cui la nostra associazione si occupa. Qui abbiamo la postazione che apre la campagna delle stelle di Natale presso l'ospedale degli Angelo. Nei prossimi giorni migliaia e migliaia di volontari vi accoglieranno in tutte le piazze della provincia, nei paesi e nelle città come Mestre, San Donà di Piave e altre. Offriranno a tutti coloro che vorranno sostenerci la stella di Natale, che è il tradizionale regalo dell'Associazione Italiana contro le Leucemie. È molto importante il vostro contributo perché ci consente di finanziare, oltre che negli ospedali, l'assistenza, la ricerca, cioè ricercatori, biologi, medici, assistenza psicologica ai pazienti, ma anche il sostegno diretto alle famiglie con contributi finanziari e con servizi come l'ospitalità nelle case alloggio che l'AIL garantisce ai pazienti e alle loro famiglie presso i centri di cura, i trasporti per i malati e altri sostegni qualora si fossero necessari per i nostri pazienti. Quindi possiamo avvicinarci a questa prima postazione che apre la campagna delle stelle all'interno dell'ospedale dell'Angelo. Ecco i nostri volontari che sono molto impegnati sull'attività.